cose, sta dimostrando veramente di essere un grosso, grande allenatore e soprattutto un grande stratega. E poi come uomo, specialmente come tecnico, io al di là che poi possiamo parlare sul piano tecnico, tattico, come ha affrontato il Napoli, su due cose che a me mi sono piaciute moltissimo. L'esclusione del terzino sinistro comprato adesso praticamente Dossena e l'esclusione del Pocio. Quindi sta a dimostrare che c'ha grande carattere, grande temperamento, cosa che non aveva prima Rea, che poi parliamo anche di Rea per questo successo, che si faceva condizionare da Marino. Lui a me mi è piaciuto per questo fatto. Prima perché è andato sugli elementi sicuri e certi. Non basta il nome, insomma. E poi sul piano tattico ha fatto delle cose straordinarie. L'Inter ha una seconda linea, cioè la linea centrale, che è la forza della squadra, perché trasferisce questi uomini sia nella linea arretrata che in avanzata. Il Napoli, il Mazzarri, ha distrutto questo movimento della linea centrale, aggredendolo, avendo la strada corta, facendo partecipare un po' tutti i giocatori nella zona centrale del campo. Mi è piaciuto molto, sul piano tale, cosa che non vedevo da tempo, perché il 90% dei tecnici, anche ora, non parliamo di Guidolin, di Zenga, dello stesso allenatore che è stato sostituito alla Roma con la Lazio, Ballardini. Sì, tre o quattro attaccanti della Lazio più forti d'Italia, si può dire, e addirittura non riusciva a mettere in campo una squadra equilibrata. E Reia, con le sue qualità naticale, non solo è bravo. Abbiamo stroncato subito Reia, anche a distanza, mi sembra giusto. Forse però sarà, adesso a parte... No, scusa, non solo è bravo, però è stato molto pratico. Realista. Realista e equilibrio, perché l'equilibrio è determinante in una squadra, darà continuità e risultati. Paolo, hai visto le...